sinistra si vede il mare. Cosa? Siamo arrivati in Danimarca e abbiamo trovato questa spiaggia isolata, praticamente siamo solo noi. Adesso è la 1:15 più o meno, ci facciamo un bel bagno. L'acqua sembra abbastanza calda, c'è un po' di alghe sulla spiaggia. Suo padre Mario è andato a testare la temperatura. Dopo posso andare a fare anche una bella passeggiata perché sembra molto carino. E lì per adesso dove abbiamo parcheggiato, proprio a 30 metri dal mare. Ah, guarda, sembri un duca, il duca della Val d'Ossola. Eccoti qua, di fronte al Mar del Nord. Adesso si va a battezzare. L'acqua è su malere. Vediamo, dopo io vado anch'io, io mi devo ancora cambiare. Le ciabatte lascio qua, Fabri. Sì, le ciabatte lasciale lì e via. Il tuffo. Vai, dai che mi dici se è calda o se è fredda. Eccoci il momento. Oh, op. Hai cambiato idea? Vai, tac. Com'è? No, così è normale. Come se fosse rimini. Ma sono le meduse. Ma va, che meduse, sono le conchiglie. L'acqua, a parte la schiumetta qua, ovviamente adesso è bassa, sembra pulita. Questa che cos'è? È una medusa quella. Ah. Non pestarla. E se mi caglia? Ma non ti fa niente, sono. Non sono. È pieno. Quanto ce n'è? Piccole chiuse aperte. Vai, 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 ci sono anche le cozze. Guardate qua, le cozzarelle. Un po' di cozze piccoline. No, ma l'acqua, una volta che è dentro. Allora, l'acqua non è fredda, però mi sa che qua per trovare un po' di fondo, tra l'altro c'è la bassa marea, non c'è fondo, non c'è fondo. No. Prova a camminare ancora 10 metri. Sempre così? Niente, veramente come Rimini allora, non c'è fondo, bisogna camminare tanto. Ha fatto 20 metri e non arriva neanche al ginocchio l'acqua. Allora adesso padre Mario fa il bagno, io vedo se farlo perché se non c'è fondo per bagnare solo i piedi, mi tolgo le scarpe senza mettermi il costume. Dopodiché ho visto che c'è la strada che continua tutto lungo la spiaggia fino ad arrivare, non so se si vede, sotto quel promontorio. Allora ci sono le foche qua anche, purtroppo qua ce n'è una morta in putrefazione, questa è una foca, quindi ci sono anche le foche qua in giro. Questa è la prima foca che vediamo, purtroppo è già morta da un po'. Volevo divertirmi un po', giocare un po' sulla spiaggia con la Nina, ma sta arrivando diversa gente con addirittura del vino e robe da mangiare. Si vede che il tramonto qui è bello. Questa sera vi farò vedere a questo punto il tramonto. È una bellissima giornata, la temperatura è bella, leggermente ventilato. Se i locali vengono qui a vedere il tramonto, penso che sia il posto giusto. Comunque sono le
quasi le 6, quindi tra un'ora e mezza, due ore dovrebbe tramontare il sole. Speriamo che sia bello, il primo tramonto del viaggio possiamo definirlo. Dimmi qualcosa, ancora che ti tengo sotto l'ombrello, mannaggia. È una o uno? Non riesco a capire se è uno o una. Siamo nel quartiere rosso di Amsterdam. Ha trovato un gancio, padre Mario. No, Maria? Oh, sordo. Oh, mamma mia.